primo consiglio comunale per Marco Alessandrini. È tempo di ufficializzazione. Ancora una formalità prima dell'inizio dei lavori. La sala consiliare è strapiena, come raramente si era vista negli ultimi anni. Grandissima la presenza di pubblico e non solo. Sui banchi, questa volta, a parti invertite ci sono maggioranza e opposizione. Qualche volto nuovo e tutti presenti. O quasi. Dopo l'appello di rito, 30 è il numero dei presenti. Manca solo un partecipante. Per la precisione, l'ex sindaco di Pescara, Luigi Alboremascia. Qualcuno dice che dopo 2 mesi di attesa, dopo il sì, si sia finalmente concesso il viaggio di nozze. La prima formalità da sbrigare è quella del giuramento, che trascorre in una manciata di minuti. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Alessandrini, che ha più volte dimostrato di non amare gli abiti istituzionali, indossa la fascia tricolore di buon grado. Poi il suo discorso. Vuole spendere 2 parole, dice. Parla di senso di responsabilità, parla del ruolo che lo attende e del suo senso del dovere. Poi però lancia un sibillino attacco con, come l'ha definita lui, un plateale elogio della mitezza. Mitezza che diventa la parola chiave del suo mandato e per chi non volesse capire bene, sottolinea che il mite è colui che non fa paura, ma è anche colui che attraversa il fuoco senza bruciarsi. E poi ancora, la mitezza è l'esatto controaltare dell'arroganza, di quella politica fatta da chi ha l'ambizione del capo carismatico. Parole che sono suonate come un avvertimento in chiare lettere. A sedere nei primi banchi del pubblico c'era Luciano D'Alfonso. Il governatore d'Abruzzo ha presenziato senza mostrare cedimenti per oltre 2 ore. Seduto accanto a lui Gianni Melilla di SEL e Camillo D'Angelo, suo vice sindaco nel mandato da primo cittadino. Ad entrare in sala dopo lunghi giorni di assenza e di silenzio c'era anche il grande escluso di giunta, Moreno di Pietrantonio, che invece sedeva dando le spalle al governatore. Infine ancora una nota caratteristica. Dopo la polemica del suo primo giorno di giunta accompagnata per mano dal papà, oggi Veronica Teodoro sedeva tra la maggioranza. E oltre la balaustra che separa il consiglio dal pubblico, a pochi metri da lei, a vigilare, c'era ancora lui, Gianni Teodoro, che guardava il suo delfino assistere al primo giorno di consiglio. Stesso scenario che aveva già creato un mare di polemiche. Tra gli accompagnatori del primo giorno c'erano anche Federica Chiavaroli per Guerino Testa e Gianluca Vacca per i 3 moschettieri dei 5 Stelle, quelli che per intenderci si erano presentati in consiglio con l'ascia di guerra decisi a chiedere le dimissioni dell'assessore più giovane d'Italia. Poi Marco Alessandrini inizia a denunciare uno ad uno tutti i punti programmatici del suo mandato, leggendo parola per quasi 60 minuti filati, parafrasando tra un punto e l'altro le più celebri canzoni dei suoi cantautori preferiti, in pieno Alessandrini stile, che unisce serio e faceto quasi a ritmare, smorzare tensioni e pause.